Questo pure l'ho letto. Questo pure l'ho letto. E qua si mette il e Annarella non si vede. A mattina ma c'è via io il giornale, si aspetta che mi porto il giornale, ah, è inutile proprio, che ora è a mezzanotte. Intanto Annarella giorno per giorno arriva sempre più tardi. E meno arriva più puntuale Leonardo che al nuovo Papa, che è a questa Papa, e non si capisce perché. Però glielo devo dire, eh. N'ha già fu via, comunque bene, ma già incazzato. Ha già fa la voce grossa qua Annarella. E là come si dice? La bontà è presa e pigliata per fessaggi, no? Questo maestro, sai? Ore. Pronto? Don Erni! Indovinate chi sono? A Befana! Non signora, non è la vostra! E indovinate dove sto adesso? Indovinate, indovinate! Andare tu indovinate! Tu lo parecchio sto quizza, andare! Indovinate! E adesso sai che ne sacci? A Frosinone! A Frosinone! Don Ernei, vai! Ma io ti faccio pazza, Annarella! Ma mi tenivo il telefonino se studiato stamattina, mi voleva avvisare! Io tengo una festa per mano, ma da ricevere niente. Che tiene per mano? Una grande festa per mano, una maialata. E chi è sta festa? Mia zia, la settimana passata, non lo so, ci ricevo, faccio il suo work. Niente, stasera si fa questa maialata, ecco. Ah, la maialata, sì. Che ne sono troppo poche feste che teniamo in due calendari e che ci siamo inventati, ma ci sta pure la maialata. Don Ernesto, sì, che ci nittiamo, ma faccio stasera che voi non avete idea. Annarella, guarda Marina all'occhio. E come guarda per il tuo telefono? Così, metaforicamente. Che resta maialato, tu a me un magun di gusto, questo non è periodo che sacci lo porca, che resta saci, maialata. Oh sacci, voi mi pensate che io sto dicendo una bucia, invece non è vero, no. Non è vero, mia zia l'ha fatto uccidere, perché almeno ci mangiamo sano sano. O mangiate sano sano, e come dice lui? Ma mica ci mangiamo sano sano perché ci mangiamo sano sano, ci mangiamo sano sano nel senso che sano di salute. Perché vi ho sapito con tutte queste malattie che tenono gli animali in giro affinché sia male pure questo, almeno pure ci mangiamo, ci mangiamo che è felice pure questo. Ho capito, sto fatto questo morbo che sta circolando, che non si trova più pari. Non mi ho pigliato con l'oraccio, ho fatto una cosa che non aveva fa, però io rimane mi faccio sicuramente un ragù quadracciulella. Io comunque ti faccio pazza, figlia mia, ti devo dire la verità, a me non mi piace questo tuo comportamento, perché me lo potevi dire ieri sera e io avrei provveduto. Oggi è una giornata di battaglia. Mi pigliato con loro, vorrei scegliere in un tuono proprio stasera, vengo direttamente la settimana che trovo, ecco. Bravo, ma faccio pure cornuto e mazza, ma vi chiedo scusa signora Anna, tanti auguri a voi e al malato, no, grazie a sai. No, facito così, invece divertitevi pure voi, tanti mi diverto a faccia vostra. Portatemi quattro salsicce quando venite, va bene? Non ti preoccupate assai, donna. Buona buffata. Grazie. Auguri, e non lavorate troppo. Auguri. Auguri. Chi se ne è nato? No, dica auguri a chi? Ah, che sai, Annarella che te ne ha la capa fresca. E che non viene? No, non viene. Come mai? Hanno ucciso il porco. Uè, ove? E quando l'hanno ucciso? E tu, se penso una settimana fa, quindi... Gesù, chi lo sa che chi lo faceva ormai una vita pulita? Ma aveva una racconta a te per uccidere, non ho capito. Ma no, si vede che l'aveva fastidio e l'hanno ucciso. Ma i sacci che si era ritirato, ma insomma era un buon uomo. Era un buon uomo. Ma perché lo faceva nascere a chi? Ma tu chi stai parlando? Tu parlando di Peppo Uglia, tu ne indovini. Oh porco, va a passare da là, sto parlando di porco la zia Anna. Oh maiale! Porco maiale, porco maiale. E hanno fatto bene, quello dice che corre l'alfa. Sì, mi sapevo che occorreva la Giulietta. No, è vero, il porco con l'afa. L'afa perché la padre? È un porco affatato. Affatato. Animale! Con l'afta, afta, è con un morbo. Un morbo dei porchi, sta attento come dici pure tu. Maiale! Comunque io ti volevo comunicare che oggi me ne vado un poco prima, sì ti dispiace, però purtroppo non ci posso fare niente. Guarda caso oggi mi dispiace, perché quello è un giustetto mi poteva dare una mano. Io non posso farne a meno. Ah. Si festeggia, viene un fidanzato e mia figlia che ci mancano giusto due esami. Messa e tasse e poi ricoverate? No, io sono un universitario, che cazzo? Ho sbagliato.
Il mio festeggio due esami prima che uno si pigliava. E se chi non si è pigliato, si vedeva qui, trovato una festa, però fate festeggiare da voi. E ne manco vuoi, a casa fanno festa ogni minuto, io posso dire che no, sai mia moglie com'è, e poi figurati che io voglio l'uovo vizzeri, non dico che un buongiorno quando vedo che qualcuno vada da qualche parte, sai che dico? Auguri, perché sicuramente ci sarà qualche festa. Ma veramente festa, proprio queste feste sono diventate delle scadenze. Io nemmeno che tu quando andiamo alla luce, l'acqua, il telefono, che sa, ci stanno quei 15-20 giorni di tempo prima che tu tagliano una cosa, no? Paghi la mora, però alla fine non succede niente. Casi di scurde, una fatente, ricorrenze in famiglia, nemmeno se mettono a così, guarda, non incagnisco. Chi ti sbatta la porta a qua, chi ti sbatta la porta là, non si capisce niente. Queste feste sono diventate un'ossessione. Figurati che non si chiama mia moglie, si fa frappa pazza se mi scordo qualche ricompensa. No, perché che la c'è? La ricompensa, che è la merda una ricompensa? Ma la ricompensa significa quando per esempio di quel tale giorno e tu non te lo sei ricordato. La ricorrenza, animale. Animale. Perché ormai mi chiamo. Bravo, bravo. Ricorrenza. E che ho detto? Ricompensa. Niente, quello è diventato proprio una tragedia, ti stavo dicendo, è diventato una tragedia questo fatto delle ricorrenze. Che poi alla fine poi tutte queste feste, no? Tutte queste feste che noi facciamo, la festa della mamma, la festa del padre, la festa della zia, la festa del nonno, Natale, Pasqua, Epifania, Carnevale, alla fine, Ponticelli, non parliamo poco, tutti questi ponti che fanno, 3 giorni di festa, 4 giorni di festa, comunione, battesimo, crese, alla fine poi questo risolve, se ne vanno decine, centinaia di miliardi all'anno. E che si risolve? Quella è una delle aziende più attive d'Italia, le feste. E qual è lo scopo? Una magnata. È esondante che non riesco a fare una dieta, credimi. Ma ridete. Non riesco a fare una dieta. E tu lo dai colpa, dai la colpa alle feste. Ma che non è obbligatorio a mangiare. Allora, tu se stai facendo una panzo, un panzone, figlio mio bello, sai perché? È perché ormai hai dato l'addio ai piaceri della carne. Per forza, che la carne non si può mangiare più. Volevo dire che ormai la tua attività sessuale è cessata, è finita, non c'è più quell'allenamento, quella conseguenzialità, quella continuità che c'era prima. Ormai tu mangi, dormi, fai la vita delle creature, capito? Guarda la pace di senso, non fai più modo, sei giornata sana e cadendo, io con il giornale, ma non ti muovo e la panza cresce. Mi ero scordato, stava parlando di super dorato. Ma che era un panzarotto? No, è super dorato, quando uno, sai, lambo tre. Super dotato, animale, super dotato. Ma io non volevo dire che questo, volevo dire che proprio alla nostra età, perché noi teniamo la stessa età, mica voglio fare buffoni che sono rambo, il rambo del sesso. No, voglio dire proprio che alla nostra età, poiché certe cose vanno calmandosi, sì. Vuol dire che ci stiamo a muovere un po' che più, è inutile che dammo la colpa in fesse. Si teniamo la panzina, si ci amma povero di poco. E feste allora, comunque no. Restano assai, cioè, la festa della mamma. Che dice... Ah, la festa della mamma non mi ha toccato. La festa della mamma non mi ha toccato perché tu si sapesse che la vecchiarella mia, 85 anni, a sera la festa della mamma che là si mette come una creaturella in tavoletto, che aspetta a me fare, sai, a sera a me fare. E quindi no, quella è l'unica festicciola che avevi. La festa del papà. La festa del papà è là purtroppo. No, mi è venuto un dubbio, ma la festa del papà, tutti per la festeggia. Cioè, quello che... Ma vuoi dire chi non può avere figli? Dico, chi lo vuole pure deve... Comunque da succombere, o come figlio, o come padre. Praticamente, fa cornuto e ammazziato. 11 novembre. San Martino. Però lei regalo si fanno, insomma, hanno scusa. Non sono obbligatori. Ma c'è starne una festa in particolare che avvenga qua, no? No, non so tu, e ne ci sta la festa della donna. A casa mia quel giorno non si capisce niente, mi aggrido. Non fu maschilista, no. Perché non si capisce niente? Non si capisce niente perché sparisce mia moglie e sparisce mia figlia. Rimane in mia che il povero Cristo e mio figlio si guardano in faccia, mi aggrido, non si manca capace di tua una scatoletta e tu. Niente meno che mi ricordo che un anno, chiamai a Pupatello per mi fare una mano a mangiare qualcosa, niente, pure esso si aveva organizzato un pullman, se ne è riuscito a lettere che il compagno solo. Ma tu lo trovi giusto? A lettere se ne è riuscito. A lettere. A lettere. Avevi capito a lettere, io. Niente meno che se... Ma tu lo trovi normale, sapete? No, non parlare della festa della donna, perché vedi, la festa della donna a casa mia gli tengo 3 femmine e comincia addirittura una settimana prima che non si abbandonano tutti i servizi domestici. Lavatrice, camicia senza stirare, piatta, roba che si è...
non ne parliamo proprio. Però non facciamo, capito? Non facciamo, no, i femministi. Che è la festa del sesso, perché sta la festa non dell'uomo. Non facciamo i maschilisti, voglio dire. La festa degli uomini. Vabbè, la festa dell'uomo, cioè sarebbe praticamente la festa del papà, insomma. Ah, boh, no, la festa dell'uomo è ma poi solamente. Poi sta la festa dei lavoratori, la festa dei padroni. I padroni stanno in festa tutti i giorni. No, e i lavoratori sono prima maggio, i padroni no, festeggiano tutti i giorni. E noi non mi stai capendo, a Napoli per esempio, quando viene la festa del padrone in Napoli è il 19 settembre. La festa del patrono, non il padrone. E perché avevano fatto la festa di Berlusconi, il padrone, capito? Il padrone è l'Italia, sto parlando del padrone in Napoli. E dimmi che una volta si festeggiava il 4 ottobre, San Francesco, eh? Invece faremo San Berlusconi. San Berlusconi. Comunque, non lo so, io sono un po', perché queste feste si mangia sempre, e io non riesco mai a dimagrire. Che vogliamo fare? Non è obbligatorio a mangiare, ma poi, guarda, l'unica cosa bella di queste feste, sai che tenono? Che sono quelle poche occasioni dove si riunisce la famiglia. Perché tu mi hai riuscito, ma questa vita è sbattuta, che facciamo, ci fui a casa, ci fui a là, quando ci verremo più quei familiari? No, no, io dicevo, hai ragione, perché stavo pensando pure che la gente che campa, tutto quei l'ambulantata che succede, tutto sommato, forse sì, perché poi per esempio la festa della donna si organizzano, cuore, cuoricino, mazzette, mimose, e a Befana tutte bancarelle, cose, ci stanno un bel sì, per la panzarotta, si mangia la mattina, si mangia la sera. E tu pensi sempre a robe magna, Maronna, mi è sempre a robe magna, tu pensi. Che, ti stavo dicendo, queste feste riuniscono la famiglia, è l'unica occasione, a Rocioverino ci incontriamo con gli amici, la tombolata, sono cose ma alla fine simpatico con questa vita feroce che corre come a che, capito? Mi hai convinto, sai che, mi hai convinto. Niente, io, tu, tua moglie e mia moglie, per esempio, da quanto tempo che non ci vediamo? A Natale ci vorrei, ma sono 3-4 mesi. Sicuro. E io tengo a fare una pensata. Lunedì fa una cosa, di a tua moglie di preparare una bella lasagna e vengo io e mia moglie venire a mangiare a casa, tu e festeggiare. Ma perché che festa? Gesù, a festa dei bambini. Lunedì a festa dei bambini. Sono 30 anni, sai come la festeggi la festa dei bambini? Col digiuno. Io e mia moglie con 30 anni con i numeri, non mangiamo per disintossicarci tutto che lì fotanzia, che ci mangiamo tasma. Che può fare con E che faccio? Tutto disintosso, che è mandosso.